spaventapasseri, No. Tore in live, attenzione, sì, il pubblico, gli amici. Tore. La ricerca di tesori smarriti. E posso silenziarmi un attimo solo? Credo di potermi autosilenziare, vediamo. Chat vocale. No, Vabbè. Sti cazzi. Purtroppo la neve imperterrita cade sul mondo di gioco di Red Dead, non va bene. Però piano piano si sta sciogliendo. Cosa carina è questa. Allora, se stanno facendo realmente facendo così, è stupenda come cosa. Cioè che la neve se ne va piano piano. È veramente bellissima come cosa. Per esempio, qui ci sono 23 gradi, ma cambiamoci d'abito, mettiamoci l'abito figo. Se è andato alla ricerca di tesori smarriti, cosa farà? Cosa farò? Ah, non lo so. Qualche taglia. Sono divertenti da fare. Qualche taglia, dottore. Diciamo che ci sono delle sfide giornaliere che richiedono un ritrovamento di oggetti smarriti come cimeli di famiglia o gioielli. Adesso questo, tre armi dell'aria. Tore, non utilizziamo questi termini proibiti. Allora, di solito sono gioielli. Significa che devo usare il cercametalli alla forma di una lanterna, ma faccio vedere in prima persona, questo è il cercametalli che emette una luce, un suono ogni volta che più man mano che si è vicini al tesoro, cioè all'oggetto sotterrato. Che nell'albero l'hanno messo? Ci siamo. Ah, ecco il lavoro. Ecco qui, scava. Collana in oro bianco. Ottimo. Ok, la sfida l'ho fatta. Vengo 85. L'ho sbloccato. Niente, grazie mille. Fanculo. Però aspetta, rango dopo che sblocco. Rango dopo.
tipo sblocco, fondino da pistolero goffrato. Vabbè. Totto. È così di calci. Ho sbloccato la sfida, però la mappa, quando si apre la mappa dei collezionisti, contiene sempre 3 oggetti da recuperare, quindi devo prendere l'ultimo. Ippica. Colpo del sole! Certo, dottore, sempre! Medusa, sesso, cazzo! Armati di fucili! Siamo turettiani! Questa è una rapina, cazzo! Che puzza di urina! Non scrivere mentre guidi! Non rischiare! Allora. Potrebbe anche essere qui dentro, in realtà, vediamo. Sì, è probabile che sia qui, sarà dentro il camino. Scatola, che faccio? Lascio qui fagioli stufati con quelli che dopo un po' che li mangi ti annoi, no? Vuol dire ti stufano. Le gallette, sì, prendiamo le gallette. Di non pensare ci sia qualcosa qui, ma me la faccio prendere. Tonico miracoloso. Mi fa prendere che sarò pieno. Tabacco. Non masticare pure. Hello. Che non è sottoterra. No, mi sa che non mi serve questo. Non è chiarissimo. Devo sempre giocare a Fallout. Colpo del sole. Come dovrei prenderlo? Cioè, qui sotto. Non mi ho ben capito.
Il dottore mi aiuterà. Il dottore troverà la soluzione. Io continuo a dire che è nel camino, ma in terza persona, dai. Aspetta. Oh, no. Ah, hai visto, era lì, era qui, non me lo dai. Cerco di perdere due. Ok, quella facile faccio. Mi guardavo sotto la casa. Pam 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 pam. Ti ne abbraccio di. Accanto 3. Cetto di rovini. A bello. A bello. Ah, questa come vediamo. Las, bastoni, scotch, orologio scuro di platino. Ciao ciao. Tore, dov'è? Che cosa fa? Che va via. No, i muscoli non si vedono in questo cavallo. Nel gioco non è così. In realtà nel gioco tutti quei muscoli non si vedono nei cavalli. Nelle immagini fanno vedere i cavalli tutti muscolosi, ma tutti quei nervi, quei rifinimenti non si vedono in realtà in game. No, no, per niente non si vedono. Cioè, no. Deve essere pulito di nuovo perché è appena spazzolato. Alligatore, alligatore 2 stelle. Tu meglio non fai brutti scherzi. Meglio. Ma sì, un filetto. Pam 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 pam. Adesso portiamo l'accampamento che è lontano, ma già non è lontanissimo, ma lontano, un po' lontano. Nonostante questa pelle di alligatore varrà poco per il mio accampamento, potrò sbloccare parte di una missione. Ah, andiamo qui che ci sono i gioielli. Questa è una casa dove si trovano sempre dei gioielli. Due, per esattezza. Orecchini, bracciali, collane, anelli. Di tutto. Oltre alle sigarette e il brandy. Una è qui, sempre.
fede d'oro. E l'altro è qui. Cola di platino, ottimo. Suicidato un tizio, mi spiace. Ma perché c'è il sole così e la neve non dà fastidio, cioè così sciolta per terra? Cioè se vai più in alto che ci può stare che ti arrivi anche la bufera di neve, ma qui nel bayou, insomma, dove ci sono le paludi, i coccodrilli, le grette garzette, i pellicani, insomma la neve non è che ci stia tanto bene. Oh oh, no, arma sbagliata. Dove sei andato? Aha. No, l'ho ferito. Che stelle hai? 3. Ah, vabbè, caduto. Ma 2 stelle, cazzarola. Fammi leggere la sfida di nuovo un attimo. Donna che cazzo ha la pelle di un predatore letale. 0 su 3. Quanto sono distante dalla strada? Un pochino. Proviamo. Facciamo così, quelle dell'elevatore le lasciamo qui. Questo lo prendiamo noi. Prendiamo noi. Vai così. Ciao Leo! Come la va la vita? Come la va? Ti sei messo in lista per un trapianto? Abbiamo già provato, non ha... Non ha attecchito. Non ha attecchito. No. Non volevo metterlo qui. Riprendilo subito. Bravissimo. Andiamo verso questo qui. Neanche con le staminali. Ma le spieghi anche le cagate. Oh, ora che siamo qui, chiamiamo con la magia delle fate, se non esistono, i quelli posseduti, carro da caccia. E come per magia, ah, eccolo, arriva il carro. Cioè il cavallo è talmente intelligente che mi ha portato il carro. E voilà. Adesso andiamo a Pizzo Calabro.
col carro versione baracca. Attenzione, un uccello! Okay. Vediamo. Ah, è un corvo imperiale. Vabbè, tutto fa brodo. Carichiamo sul carro, dai. Meno male che c'è il carro. E ridendo e sterminando, appunto. qui veramente si stermina, porca puttana. Si dice abbiano diminuito la quantità di animali su Red Dead Online. Spero non sia realmente così, ma... Dottore, devo andare, sentiamo, viva il colpo del sole. Beh, sempre, dottore, colpo del sole. Anche se Dragon Ball non è nelle mie corde. Va bene così. Arrivederci, dottore, alla prossima. Ce l'ho, sì, ce l'ho. Ridendo, sì. Infatti sto aspettando la famiglia di Ricci con tutti i ricciolini. Schiacciarla. Felicità. Terrone ignorante. Arriveremo mai al mio accampamento? Comincio a pensare di no. Basta, Rockstar, la togli sta neve, per favore. Ho rotto un po' i maroni. 10 gradi. Posso ancora stare con questo abito, però. Ancora per poco. As you wish, as you said. Come on, fella. Tipo, questa è tipo la seconda live che faccio di tutta la mia vita di su Red Dead. Però questo è su Red Dead Online, è la prima. E cosa c'è di meglio se non farvi annoiare andando al mio accampamento? Sì. Allora, tra breve farò anche una taglia. Un attimo il tempo di consegnare così nel mio accampamento invisibile. Molto bene. Evviva Red Dead Online, l'accampamento invisibile. vedete la mappa, nel radar c'è tipo un segnalino, un triangolino, un cerchietto blu, il triangolino nero. Guarda, guarda, guarda. qua secondo me hanno preso lezioni da Bethesda. Si vede che l'hanno fatto bene. Va bene, dai, scendiamo qua fino a sta roba. Chiudiamo un occhio per questa volta. Solamente per te, perché il tutto è molto figo. Crips è triste. Ah, qua abbiamo Oscar. Una festa sorpresa, sì. Tu sei stupido. Non il cane. Il cane vuole più di te. Cretino. Piuttosto. Piuttosto. Come siamo messi? Merci 75, materiale in abbondanza.
Tieni, ti do questo. Ma ridotto è 0,40, mentre invece un buono è 0,5. Ma è tutto 0,48. Ok. Facciamo una missione di rifornimento. Sì. I'm sure you haven't forgotten it's my birthday. At least I think it is. Certain dates have shifted over time. Anyway, the old Crips would have asked you for a case of good brandy. But you know what the new Crips wants. Yes, tanning supplies. The only gift I need this year. And next year, we'll be millionaires. Ce lo dici tu. Andremo col carro. Abbassiamo la bandiera bianca. Abbassiamo la bandiera bianca. Io avevo detto che era una festa sorpresa e il compleanno del tizio. Infatti, però la festa sorpresa, cazzo, la sorpresa devo farla io a lui, non lui a me. Che cavolo. Detto ciò, guardiamo il carro scomparire, perché adesso lo manderemo alla stalla di nuovo. Cavalli, veicoli, veicoli posseduti, manda via, addio. Dov'è il mio prostaferesi? Eccolo qui. Non potevo dargli i nomi migliori, ma già che sono qua, scusami un attimo, so che ho la carcassa di... anzi la pelle di coccodrillo. Te la prendi al volo? Te la prendi vero al volo, sì? Sì, te la prendi. Vieni qua, bravissimo. Fammi uscire, dai, che mi devo andarti a prendere le... sì. Dono la carcassa o la pelle di un predatore letale. 1 su 3. Oddio, i miei tic. Anch'io ho la sindrome di quella, insomma. Vai al giacimento petrolifero dell'Heartlands. Dobbiamo rubare qualcosina, mi sa, un po' di scorte. Serviranno il nostro amichetto Crips per far sì che lui possa produrre del materiale, che delle merci che poi io posso vendere. Io potrò vendere e ricavarci tanti soldini. Più o meno un $625. Ok, piano piano, piano piano, mettiamo l'arco. And steady. Dente d'oro, gli strappati denti. Se la batteria di magenta. Oddio, tutti quei denti d'oro, siete dei pazzi, tamarri. Senza piedi, senza mani, senza testa. Sicuro senza testa adesso questi qui. Senza tronco ancora. Senza tronco non si può, perché c'è. Cioè senza testa, ma c'è, non c'è, c'è, non c'è. Senza tronco c'è sempre.
Inutile che mi inseguite, lo capite che perdete comunque un po'. No, preso il cappello. Leo, tu la senti la musica di sottofondo? Giusto per capire se la live la copyright oppure no, cioè la togli oppure, perché a volte il gioco fa in modo che la musica non possa sentirsi in live. Ok, perfetto. Molto meglio così. Cavolo, il responso è velocissimo. C'è molto meno latenza nella live. Di nuovo il campo invisibile. Sì! Viva! Dai, Red Dead, non mi fare. Guarda che bel regalo che ti ho portato. Allora, ora un creeps invisibile dirà... Ora si bugga tutto, guarda. Oddio. Oddio, tutto buggato. E quindi? Finisce la musica? E quindi, oh! Gli ho consegnato! Mi faccio un giro e torno, mi giro così, 1-3 stella? 1-3 stella? No. Vabbè, noi diciamo stella, dai. Cazzo, questo accampamento? Mai visto buggarsi così? Niente, vero? Oh, ma non gli va? I rifornimenti sono ancora lì. A questo punto sicurezza mi tengo io, no? Ah, non ti possono prendere, ok, giusto. Non so cosa pensare, senti. Fanculo, in questi casi si dice così. E andiamo a... andiamo a Valentine a fare una taglia e a vendere le piante al dottore, giusto, giusto, andiamo a Valentine. Esatto, la cosa più corretta e giusta da fare, mannaggia, all'accampamento buggato. Poi si disconnette spesso, non è perfetto questo online purtroppo, però è molto figo, a me personalmente piace, però va giocato con amici. Oggi sono un po' solo soletto perché non essendoci loro mi devo un po' arrangiare, ma comunque cioè, so, ci si può anche divertire se si ha un po' di fantasia, se non... come dire, se non se non è un problema per il soggetto fare un po' le stesse missioni, tutto ok. Ormai sono tutto solo e non ho nessuno accanto. sì. Hanno ammazzato Giovanni! L'hanno ammazzato come un cane ed hanno anche abusato di lui più e più volte. I guai hanno preso il volo, mi spottano soltanto. Non ci sono gli amici. I guai. Con la voce di Ciuchino. Ah vabbè. No, non mi ricordavo tutte queste battute di Shrek. Tanto tempo che non lo guardo. Allora andiamo dal dottore. Sta venendo voglia di andare a vedere Django il film, oppure Godless la serie TV. Vediamo. Feel free to browse. Dottore Django, no, non c'è, no, il primo Django. Vendi, vendiamo
Dottore, ecco un dottore come si deve, vero? Le vendo l'erba bambagia, non c'entra con la bamba. Tutta la mia salvia, 16 pezzi di salvia, prego. La menta mi serve. Il tabacco indiano io lo posso anche dare, tenga. La vaniglia mi serve. Giunco di palude, tenga, tenga pure. Guarda di Hateful Eight, risolvi, già fatto, già visto, visto. Bello, bellissimo, cazzo. Di Hateful Eight, sì, forse anche più alla Red Dead Redemption 2, molto più. Radice di Bardana. Sure. Quindi per te la do. Una cosa che vorrei che aggiungessero è decidere velocemente la quantità che vuoi vendere. Per esempio di ginseng, io glieli voglio vendere, ma per esempio 5 li vorrei tenere per me. 5, 7. Se io ne voglio vendere i restanti, devo poterlo fare velocemente, non che devo fare 1. Sure, okay. 2. 3. Okay. Cioè, cazzo, dai, mi rompo i coglioni. 15 vorrebbe un metro più veloce. Oleandro pure, 30 di oleandro non me ne faccio nulla. 10 già sono ok. Almeno potrei guadagnarci su quei 20 che gli do. E invece no. Cioè, se posso farlo, ma stessa storia. Uno. Tu quindi. Allora, niente. Non devo più venderti nient'altro. Forse il millefoglio comune? Sì, il millefoglio comune. Tieni. Thanks. Venga, dottore, non si preoccupi. Ma io sono io, se no lei. Piante ventute, 2 su 5. No, in realtà. Thanks. Infatti, 5 su 5, anche tipo 17.000. Qualcuno spara. Scusami, che è sono i cani che abbaiano. Sto qualcuno correre lì. Stanno combinando i giocatori. Andiamo a curiosare. Che seppure che mi facciano il culo senza motivo, perché la gente qui non ha nulla da fare, quindi deve ammazzare gli altri giocatori invece di divertirsi con ciò che il gioco propone. Allora. Adesso è in modalità difensiva. Stiamo tranquilli. Oppure l'arco o le frecce esplosive. Con calma. Che succede qui? Solamente scomparso. Poi c'è un cadavere a terra. Ah, quella è la sua pistola. Ovviamente d'oro, ma era ovvio. Come ogni buon tryhard che si rispetti deve farsi notare, con il manico in madreperla e l'arma d'oro. Ma vaffanculo. Gente senza personalità. L'hanno rapito gli alieni. La gente non ha capito che in quegli anni, noi in realtà, le armi con i metalli di colori differenti non erano così comuni. Infatti, al massimo potevi far tutta nera. Tutta nera ci sta. Perché se faccio il personalizzo, faccio vedere le armi. Ho modificato il revolver Navy. Questo revolver, per esempio, questo qui, era tutto di ferro, cioè color ferro, quindi era grigio. Io l'ho fatto tutto nero perché ci sta. Cioè, esisteva, si poteva anche fare. Ma quella classica che di solito utilizzo, Scofield, questa qui, mi ha lasciata il suo colore normale. Beautiful condition. Ho fatto qualche rifinitura, ma nulla di più. Qualche intaglio così, incisione, ci sta. Ma farla, cioè farla come così, modifiche estetiche, metalli, cioè c'è gente che la fa tutta così.
faccia. Ma che? Ma che? Ah, ora il rame mi costa. Prima non mi costava niente. Tutta color rame. Zero mi costa, ok, perfetto. Giusto, 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 mi costa zero. Vabbè, ma non si fa. Non. Good. Ain't no trace of rust on that as far as I can see. Vabbè. You'll be back, no doubt. Taglia, facciamo una taglia. Che sfida giornaliere ho con la taglia. Mi fa ci vedere. Ricercati legati con lazzo in rinforzato, ok. Nel tempo lì si stanno. Oddio! Ma io non. Io non. Tutto ok? Non. C'è pure il fuoco. C'è la neve. Tutto ok? Ok. Con calma. Che è successo? Capisco che lei sia un po' scioccato dal bug che è appena accaduto. Vivere in un bug deve essere tremendo, però. Cosa? Stracazzo è successo. Io penso si sia spawnato un carro dentro il carro. E quindi il carro che c'era prima è finito così, distrutto. E l'altro invece è bello fresco. Ah, ma cazzo, davvero spaccateratura. Ah, no. Poi più avanti lo comprerò adesso. Se no potrei fare così. Però credo che. Ah, beh, tutta roba che ho. Cartucce, biscotti. Lei però mi sembra un po' scioccato. Ok. Sarola, Leo. Sarola. Si è bugata pure la lavagnetta, non posso più interagirci. Hai visto cosa hai combinato? Come dovrei agire io? Beh, a sto punto riportiamo tutto. Mi rimane lì, mica scende, no? Ah sì, no, fa freddo giustamente. Da notare con questi cavalli sono carbonizzati, ma sono in piedi. Questa ha la pelle carbonizzata, ma in piedi. Guarda il frame rate. Guardalo! Quindi sei invincibile, giusto? Sei invincibile, giusto? Sì, immagino. Eh sì, è invincibile. Vado il frame rate. E non c'entra, non ho fatto nulla. Omicidio, io non ho fatto nulla. Che omicidio? Neanche muore. Neanche il piacere di ucciderlo. Che omicidio è? Testimone. Sarà meglio chiamare il cavallo perché poi dobbiamo andarci. Così molto probabilmente Ghost Rider, non c'è altra spiegazione. Mi ha buggato tutto. Un omicidio allegorico, sì.
Cazzo, le citazioni di Aldo, Giovanni e Giacomo si sprecano. Bizzeffe. È un omicidio allegorico. Vabbè, ho capito che sei sporco. Dai. Però pulisci, dai. Ah. Ok, possiamo tornare. Allora, da come ho fatto potrà sembrare che io abbia tolto il livello di sospetto pulendo il mio cavallo, ma non è così. Ah, tu sei ancora qui, vero? Però è fighissima questa cosa. Cioè, tu hai due cavalli carbonizzati, sei invincibile, la tua carrozza non si può distruggere ed è carbonizzata. E posso salire, posso rubartela la carrozza. No, rimango a metà e non posso salire. Oh, mi sa che anche questo carro qui è amico suo. Vediamo se è vero. Sì, anche questo qui è invincibile. Non posso né scendere né salire. E quindi da questo lato così facciamo uno screen così a caso. Vabbè, non ti sparo perché so come va a finire. Cavalli carbonizzati e stanchi, bellissimo. La bacheca funziona almeno? No, non funziona per colpa vostra. Oggi sessione buggata. Non so se è un bene o un male. Qualcosa mi dice che anche voi due con le carrozze siete tutti buggati. Anche quello lì in fondo col carrettino. Ma verifichiamo. Voilà. Che bello. Ma a sto punto facciamo festa, dai. Sì, tipo cade, però poi si rialza il cavallo. Infatti. Vai. No, sto prendendo fuoco. Aiaia. Ho un Ghost Rider anch'io adesso. No, ti vinci. Vabbè. Niente, non rimane che allontanarsi perché insomma non si può neanche interagire con le robe. Niente, oggi sessione buggata, non possiamo fare nulla. Infatti i nemici in faccia allo sceriffo, nessuno si fa problemi. No, non era lo sceriffo, quello era un testimone. Un testimone che sta andando allo sceriffo, ma lo sceriffo non era lì dentro. Lì dentro. E qualcosa mi dice che anche tu ti sei buggato. Vediamo se è vero. Sta porgendo dell'acqua. Tieni, ti ho portato l'acqua. Ma che fresco. Prendo, guarda che... Ti fa male la pancia? La stai intervistando? Ecco il tuo bronchenolo. Si faccia aiutare, mi dia la mano. Niente, vabbè. Oggi sessione buggata. E qualcosa mi dice che anche questo cavallo è buggato. Infatti non si può neanche... Posso neanche... Ma questo è il cavallo di un giocatore, infatti si chiama Whisky.
Non mi dai i calci? No, non mi dai i calci? No, non mi dai calci. Quindi non posso neanche interagire con voi neanche così. Buggato, che bello. Eh sì, l'unico cavallo normale è il mio, ma non solo il cavallo, porca puttana. Le missioni secondarie me le fa fare? Proviamo, ma ho i miei dubbi, comincio ad avere i miei dubbi. Quel cavallo lì che fa? Aspetta, collezionabile. Ah, il 2 di coppe. Questo cavallo si chiama Dio. C'è scritto in basso a destra. Dio si chiama. Arabo, sauro rosso. Non si allontana. Ah, l'hanno messo le modifiche a modo loro tryhard per essere fighi. Vediamo. Vabbè, scherzo, non è forse tryhard, però insomma non il mio genere. La coda intrecciata. Dio arabo. E alla. Dio, il frame rate. Aspetta, ma hai messo male? La devo pulire, mi sa. Porco. Ok. Ma che cazzo. Questa le convulsioni. Trasparente perché è in modalità difensiva, però... No, forse non è per quello, ma... È perché sta facendo una missione... Ha mal di pancia questo. Chiaramente qualcosa non va. Ma forse... Visto che sto facendo una live, è meglio. La ringrazio, d'altronde. D'altronde capisco. Capisco cosa intende. Dear comrade. Ah, beh, anche lei è buggato, non mi dà le missioni. Vabbè, guardi, non avevo dubbi. Guardalo! È la noia, è dura! Guardi, per non saper né leggere né scrivere cambierei sessione. Però sono curioso di vedere se c'è altro da... Ma a questo punto, visto che tutto è buggato, non sarà buggata anche la legge? Scopriamolo subito con un bel coltello avvelenato. Guardalo! Ah, ecco. Mi sembrava si rialzasse. Ho detto mi sembrava si rialzasse, quindi non ti dovresti rialzare. Stai giù. Non ti rialzare, eh? Prendi sconosciuto. Prendi le spalla. Minchia. Stai giù. Allora io... sì, pure il treno. A questo punto io non so più cosa pensare. C'è un giocatore qui, dai. Si è buggata la morte.
Ragazzi, voi siete invincibili? Scopriamolo subito. No, questi mi sa che non erano invincibili. No, decisamente no, si stanno rialzando. Rialzando. Questo qui dà una vita. I carri sono ancora lì. Ghost Dragon è ancora lì. Sì, Ghost Dragon, Ghost Rider. Sì, anch'io deficiente. Ho basta! Un altro ne è arrivato. Ma che è? Si è finito la festa. Questo è morto. Attenzione, scoop. Madonna, carri, persone bloccate ovunque. Alcuni muoiono, altri no. Ma il giocatore non lo uccido perché sembra male. Scommetto però che la legge rompicoglioni non si buggerà. Quella proprio verrà a rompere i coglioni per 100%. Mangiamo un pochino. Però non sta arrivando nessuno, quindi forse. Ad ogni modo, proviamo ad allontanarci e vedere se il problema è solo a Valentine o è ovunque, perché sinceramente non tutti i coglioni. Non arriva neanche la legge, invece è pure bugata anche la legge. Andiamo a... Vabbè, andiamo a Rhodes, facciamo il viaggio rapido. Vabbè, giusto per vedere velocemente come è combinato lì. Ah, non è di qua, vero? Vabbè. Il frame rate, mamma mia, si è abbassato di brutto, giustamente, con tutta sta roba qui. Ciao Leo, ciao, grazie per essere passato. Mm-hmm.
fa fuori di quando in bianco, guarda. Bene, questo è la fine della live. Tra tesori, gioielli, cimeli di famiglia, alligatori strani e soprattutto una sessione buggata del cavolo, io vi saluto.